Perché Gesù non ha mangiato in questo Vangelo? A prima faccia sembra che la risposta è perché c'era tanta gente e aveva tanto da fare con loro. Il Vangelo dice: Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla tanto che non potevano neppure mangiare. La causa sembrava questa. Ma se contempliamo un po' più profondamente la persona adorabile di Gesù, vediamo che anche un'altra volta, quando non c'era una folla ma soltanto una persona, Gesù non ha mangiato neanche. Con la Samaritana, Giovanni 4. Ascoltiamo un po' che cosa dice San Giovanni a questo proposito. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbi, mangia! Ma egli rispose loro: io da mangiare un cibo che voi non conoscete. I discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno li ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere la sua opera. Gesù non mangia perché in questo momento lui è trascinato profondamente, è preso profondamente da fare la volontà del Padre, cioè amarci come il Padre ci ha amato, rivelarci il Padre, portare il suo amore, la sua misericordia a tale punto che si dimentica di se stesso. È consumato completamente da questo zelo per Dio, a tal punto che dimentica se stesso. Questo periodo proprio Papa Francesco ci sta parlando su questo nelle catechesi di ogni mercoledì. Ascoltatele, sono belle. Consumati dal zelo apostolico, a tal punto che dimentichiamo noi stessi. Qual è lo sbaglio dei suoi, dei familiari di Gesù? Scambiano lo zelo per la follia. Questo è successo anche con gli apostoli, sapete. Il giorno di Pentecoste, quando erano pieni dello Spirito Santo, la folla diceva: sono ubriacati con vino dolce. Sapete, chi è toccato dall'amore di Dio, non chi fa rituali nella chiesa, chi è toccato da Dio è sempre mal compreso, anche nella chiesa. Perché chi è segnato da questa esperienza profonda dello Spirito, di Dio nel suo cuore, va agli estremi qualche volta. Gesù è andato in estremo in questo momento, che non mangia, vai, all'estremo. Ma questo amore dal di dentro ti trasforma. E quanto abbiamo bisogno di questo nella nostra vita, in ogni stato di vita. Quando abbiamo bisogno di sposi che sono veramente toccati dall'amore di Dio, che vanno all'estremo in amare nella loro famiglia. Abbiamo bisogno di sacerdoti che sono così, di religiosi che sono così, di missionari che sono così, di laici impegnati che sono così, di terziari che sono così, toccati dall'amore di Dio profondamente, che dimenticano loro stessi, pieni di Dio. Anche se la gente ci interpreta male, sono matti questi, sono pazzi, come ha fatto con Gesù. Gesù non risponde a questa accusa. Poco righe dopo l'accusano che quello che sta facendo è dal diavolo, non da Dio. Non è soltanto matto, ma posseduto da Satana. Siamo sempre criticati quando viviamo veramente pienamente pieni di Dio. E poi, se ricordate bene, durante questa settimana abbiamo ascoltato che alcuni hanno accusato gli apostoli che non fanno il digiuno. Ma oggi fanno il digiuno. Non era soltanto Gesù che non mangiava. Il Vangelo dice: non potevano, e Gesù era con i discepoli. C'è un digiuno che non è un'ascesi, c'è per morire a me stesso, controllo le mie passioni, bla bla bla. Ma c'è un digiuno, che è il vero digiuno cristiano, che esce dallo zero, pieni dello Spirito, come succede a Gesù. Riceve lo Spirito Santo nel battesimo, unto con lo Spirito, va nel deserto per 40 giorni di digiuno. È un digiuno che viene quando sei pieno dell'amore di Dio, digiuni di te stesso. Questo è il vero digiuno. Adesso nessuno li può accusare, questi che non hanno digiunato. Sono in questo digiuno che è il digiuno di Gesù,
non è più loro, il più che siamo accanti a Lui, viviamo come Lui. In questa Eucaristia chiediamo questa grazia, fratelli e sorelle, che tutti noi possiamo veramente essere toccati, pieni dell'amore di Dio, consumati con questo zelo, anche se qualche volta questo zelo sarà interpretato che siamo fuori di sé.